Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nel refettorio dei frati, del convento dei frati. Questo è il posto dove Padre Pio mangiava insieme ai suoi confratelli. E anche qui, quante storie, quanti aneddoti, quanti racconti. Ma in modo particolare oggi, in questo 12 di agosto, vogliamo tornare al 1923. Il 1923 possiamo definirlo come l'anno dei San Giovannesi, ovvero i San Giovannari, coloro che hanno dato un grande impulso alla storia e alla vita di Padre Pio perché lo hanno voluto qui a tutti i costi. Come ben sappiamo, un ordine che era arrivato dal Santo Ufficio, dal Cardinale Merry Deval, voleva Padre Pio trasferito altrove. Il provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo andò dal ministro generale a fine luglio a prendere questa notifica che doveva dare a Padre Pio l'obbedienza, ecco l'obbedienza di essere trasferito. Ormai era tutto pronto, il convento di Cingoli nelle Marche lo aspettava. Padre Pio doveva essere trasferito lì, ma qualcosa accadde, un tumulto, il popolo, l'amore non ragiona. Qualche giorno prima un certo Donato Centra si presenta in chiesetta al termine della messa, era il 10 di agosto, l'anniversario della celebrazione della Santa Messa di Padre Pio. Quando ha preso messa Padre Pio, gli puntò una pistola alle tempie dicendo: "Tu o vivo o morto resterai qui". Ci fu un tumulto di popolo, picchetti fuori al convento, il convento era circondato, Morcaldi che a tutti i costi voleva il suo caro e amato Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo. E il 12 di agosto del 1923 Padre Pio scrive una lettera a San Giovanni Rotondo, scrive una lettera al suo amato paese, proprio indirizzata al sindaco. "Illustre signor sindaco di San Giovanni Rotondo, i fatti svoltisi in questi giorni mi hanno profondamente commosso e mi preoccupano immensamente perché mi fanno temere che io possa essere involontariamente causa di luttuosi avvenimenti per questa mia cara cittadina. Io prego Dio che voglia allontanare tale iattura, riversando su di me qualsiasi mortificazione, però se, come ella mi ha comunicato, è stato deciso il mio trasferimento, io la prego di adoperarsi con ogni mezzo perché si compia la volontà dei miei superiori, che è la volontà di Dio e alla quale io obbedirò ciecamente. Io ricorderò sempre codesto popolo generoso nelle mie povere e assidue preghiere, implorando per esso pace, prosperità e quale segno della mia predilezione, null'altro potendo fare. Esprimo il mio desiderio che, ove i miei superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra. Con osservanza mi dico tutto suo nel dolce Signore. 12 agosto 1923, Padre Pio da Pietrelcina". È una lettera che Padre Pio scrisse al popolo di San Giovanni Rotondo, al sindaco Morcaldi, dopo che lo stesso Francesco Morcaldi, tra le lacrime, nella stessa giornata, andò incontro a Padre Pio e gli disse: "E tu, caro Padre Pio, lascerai per sempre il tuo popolo?" Ed egli allora aprì le sue braccia, piansero entrambi, abbracciati insieme, mentre Morcaldi continuava a chiedergli tra i singhiozzi: "Recluso, tormentato, chissà dove, e te ne andrai di notte con i carabinieri?" "Se quest'ordine c'è", disse Padre Pio, "io non posso fare altro che seguire la volontà dei miei superiori, perché sono figlio dell'obbedienza".